o delle pellicine sulle unghie da sogno, o un filo interdetale in Kevlar da sogno, abito in una via con una numerazione da sogno, in garage ho dei tubi per travasare il vino da sogno, ho un impianto TV HD Blu-ray Surround da sogno. Ma quando mi addormento davanti alla partita, che mi cade il semolino sulla coperta, è un incubo. Parliamo della parità di genere. Cosa pensa Flavio Briatore delle quote rosa in politica? Sembro Fuffas. Mi ha sbagliato la parrucca. Una cosa che odio è quando mi sbagliano la parrucca. Ma no, guardi che sta benissimo, Briatore. Cosa mi ha detto? No, cosa pensa lei delle quote rosa in politica? Io ho girato il mondo. Sì. Io ho girato il mondo. Sì, sì, è vero. Sono stato ai box. È stato ai box? Formula 1. Formula 1, certo. Io penso che il rispetto per la donna è importante. Sì. Per me, certo, nella classifica dei valori è al 19° posto. Solo? E tra la scella depilata e il gasolio dello yacht preso in un porto franco sensibile. Vabbè, ma questo... Anzi, no, scusi. Il gasolio sensibile al secondo posto. Ah, va bene, è più importante. Per rispettare una donna, sì, io credo che come prima cosa deve capire le sue esigenze. Ah, certo, certo. Quando quando tu a una festa fai uscire da una torta di panna una melita tognolo. Ma perché? Se sai che è vegana. È vegana? Tu da gentiluomo al top, la panna ce la fai di soia. Vabbè, comunque si può anche non far uscire dalla torta. Una cosa che sono sensazioni che tu hai, ecco, quando sei in Kenya, sensazione, immerso nell'idromassaggio con 30 masai che fanno le bollicine soffiando nelle cannucce. Perché lo fate così voi l'idromassaggio? Vabbè. Sì. No. E di sfondo. Sullo sfondo, di sfondo. Sì. C'è la savana con le sue contraddizioni. Ah, che si vede dall'idromassaggio. E te, mentre c'è l'idromassaggio, che vedi i leoni. I leoni. Lei lo sapeva che i leoni. Quando cacciano la gazzella. Sì. E la femmina che caccia. La femmina dei leoni. Sì. La leonaia. No, leonessa. E leonessa, cosa dimostra la natura con questo? Cosa? E la donna che fa la spesa. No. Vabbè. Senta, ma come vede l'Italia del 2014, Flavio Briatore? Ma io, come ci ho detto al Financial Team... Time, si dice? L'ho anche scritto su Twitter. Io a Renzi ci dico, ci do 100 giorni per rimettere in circolo il Dream. Il sogno, il Dream. Se non ci riesce, per me è fuori. È fuori. Eh beh, certo, ma... Lo sostenevano anche i discepoli di Aristotele. Sì. Gli Aristogatti. No. Chi ha tempo non aspetti tempura. Vabbè, ma guarda... Perché l'Italia, secondo me, non può stare in Serie B. Deve tornare al top. Certo. Deve tornare in testa come i Pidocchi. Vabbè, anché... Perché l'ultima volta che nel privé del bilionario un italiano ha guidato un trenino era il 2001. Vabbè, ma... Un tredicennio fa. Sì, ma non è un parametro per... Ma possiamo farcela. Io credo che possiamo farcela. Sì. Come diceva John Berushi. Chi? Quando il gioco si fa duro, i duri portano i conti alle Cayman. È a Belushi, non Berushi, ma vabbè. Vuole che ci dia la mia opinione su Renzi? Sì. Ce la dico? Ma certo, vuole. Ci dico la mia opinione. Ce la dica. Io credo che Renzi punta sul blowjob art. No. Ma no, i giovani non hanno tempo di aspettare. Non possono ammazzarsi di blowjob art. Devono metterci del loro. Non è. Ci faccio entrare i giovani imprenditori. Sì, se li ha, sì, volentieri. Entrate imprenditori, che bello. Ah. Questi sono gli imprenditori. Certo. Viene avanti Padulo Fernando. Padulo Fernando, eccolo. Imprenditore. Questo è un imprenditore. Qual è il tuo settore di investimento? Pane. Stoppati! Cosa ha detto Di Maio? Perché stoppati? Nel G7 la parola pane non esiste. Al massimo esiste il sandwich Marton. No, il sandwich. Ti do una seconda chance. Sì. Vabbè, qual è il tuo settore di investimento? Food management. Ah, bene. Bravo. Bene. Con targetizzazione del brand in prodotti farinacei. Ottimo, mi piace, bravo. Bravo. Bravissimo, bravissimo. Ora ti faccio un piccolo test, un testicolo. No, per capire se c'hai l'abilità del manager. Entra un emissario degli Emirati Uniti che ti chiede un pranzo veloce. Sì, è difficile. Perché tra mezz'ora ha un videoconferenza con Enrica Buonaccorti. Ma perché dovrebbe avercela con Enrica Buonaccorti? Come ti comporti con la Buonaccorti?
Prendo una baguette, la e qui lo stoppati! Mi parte e non può essere fermato nemmeno dalla safety car. Addirittura. Hai detto un'eresia. Ma perché? Tu devi essere un erotico. Eretico, eretico, si dice. Ricordati che un emiro non ha mai fame di cibo. Ah, c'ha fame di Glenn. Ah. Come diceva il grande Mahatma Gandhi. Gandhi. Non è proprio fame, è più qualcosa di buono. Non lo diceva quello. Mi dispiace, per me sei fuori. Mamma mia. Vabbè, però era bravo. Venga avanti Guglielmina Lippi, detta Guglielma. Sì, va bene. Guglielma, un nome comune. Eh sì, è vero. E già i tuoi genitori sono poveri. Ma non è detto, non... Cosa c'è? Una cosa, questa è una scienza, cos'è? Bagnoschiuma alla melacotogna. Ma esiste? No, brava, io lo uso anche io nel mio gatto delle nevi come antigelo. Vabbè. Di dove sei? Roma. Roma. Come dicevano i latini, no. Roma Massimo Caputi Mundi. Ma non è Massimo Caputi, è Caputi. Tu sei avvocato? Sei avvocato? È avvocato. Ti chiedo le basi, ti faccio una domanda basica. Dove è scritto la giustizia è uguale per tutti? Beh. Nei tribunali. Perfetto. Oh, stoppati! Oh, stoppati! Ma cosa? Oh, stoppati! Oh, stoppati! Ma cosa fa? Ricordati che lo stoppati è uguale per tutti. Ma non è sbagliato. È una cosa che io non sopporto. Ma no, ha detto giusto. Tutti sanno che la legge uguale per tutti è scritta sul petto di Walter Nudo tatuato. Ma non credo. Mi hai deluso. Ma per te vale la famosa massima di Giulio Cesare Cadeo quando diceva il dado è di cracco. Ma guardi, ma mi non faccia le citazioni. Ma sei fuori. Poverina, mi spiace. È una cosa che a me dispiace. No, mi fa vedere questi ragazzi che non hanno capito come funziona. Però io avrei risposto come lei. Essere un gypsy non significa essere senza cuore. Ah, sì. Perché le vie del signorini sono infinite. Signore, se mai. Ma nel business bisogna ricordarsi sempre che il male si combatte solo con il Benetton. Ma no, col bene. Vieni avanti tu, Cosetta Rangoni. Cosetta Rangoni. Ah. Le antenne del sesto senso. Sì. Del top. Sì. Mi dicono che qui c'è la speranza di far diventare l'Italia un number one tra i paesi del punto G8. Sei abbastanza glam con questo look total white. Vabbè, un look total white è un... Una domanda facile, ma solo in apparenza. Sì, aiuto. Come diceva lo scrittore allenatore Luigi Prandello. No. Così esce vi parking. Così se vi pare, vabbè. Dimmi una cosa. Se ti si ammala un monoreddito, è un mono... uno che con lo stipendio di un mese nel mio resort, se è bassa stagione, può al massimo stare 10 minuti nella porta girevole. Vabbè, ma poverino. È così caro. Attenta che in ballo c'è la ripresa dell'Italia. Se nel mio studio viene un paziente, per prima cosa gli guardo nell'occhio, per vedere il riflesso dello sguardo di Gabriel Garco che sta in sala d'aspetto. Poi gli faccio le analisi per vedere se nel sangue c'è il glam. Stoppati! Invece... Stoppati ma vai avanti. Ah, ecco. Era uno stoppati di emozioni. E infatti, perché... Se ha il glam, allora è ok. Se non ce l'ha... Se non ce l'ha, attenta al trabocchino. Trabocchetto. Se non ha il glam, gli dico... Stoppati, mi dispiace. Addirittura. Ma la salute è come il business. Ci vuole una selezione dei malati. Sì. Non tutti possono andare avanti. Per me, dalle possibilità di guarigione, tu sei fuori. Beh, guardi. Io poche volte ho provato le mozioni. Ma lo immaginavo. Io penso che questa ragazza si merita una standing ovaia. Ovation, per tutti quanti, ovation. Perché... Allora. Lei è decisa, intraprendente, sicura che non aspetta i tempi della burocrazia italiana. La burocrazia in Italia è come le piattole. Non te le togli più di dosso. Ma che sintonia. Brava. La stessa cosa che ho detto io in quella trasmissione. Che mi piace tanto, servizio pubblico. Pubblico. Del mio amico Michele Santone. Santoro. Brava Cosetta. Per me tu sei nel team. Ah, addirittura. La tua prima mansione. Sì. Te la do la mansione. Che spostare questo sgabello. Ma vabbè. Non è avanti. Devi imparare le piccole cose. Sì, vabbè. Se tu lo sposti qua, sì. Tu lo metti, c'è un segno. Sì, vabbè, ma... Non mi hanno fatto il segno. Ecco, è questo. Sì, questo va bene. Secondo me questo è il segno. Così. Grazie, adesso sei nel team puoi andare. Va bene. Ti ringrazio. Sei nel team, ricordati. Una mansione veramente... Ti faccio spostare il tavolo. Sì. Ecco.
Adesso ci faccio vedere, perché cosa? Una cosa che ammazza questo paese, sì, secondo me, è la burocrazia. Questo molti lo dicono, verissimo. Ora ci faccio, sì, ci vuole che ci faccio vedere il mio urlo contro la burocrazia? Ma anche no. Ce lo faccio vedere? Ce lo fa vedere, va bene. Sì. Il fisco, la burocrazia, no, lo statalismo sono un muro che va battuto, ah, sì, per l'imprenditore sono come una coltellata nella scapola. Vabbè, sì. L'ha riconosciuta questa canzone? Sì, certo. È The Wallera, no! La hit no! number con no? dei Pink... Giovanni Floris. Pink Floyd, non c'entra. Bella. Senti, l'ascolti bene perché no, puoi imparare qualcosa. Sono curioso di sentire. Sentiamo un po'. Senti. Sì. Sì. Lo sai che i Pink Floyd si drogavano? Vabbè, ma non importa, no? Non è. Lo sa che mettevano il parmigiano sul tonno? Ma non importa, no? Ci faccia sentire la canzone. Io mi sballo con l'odore del gasolio senza io. E vabbè, ma lo sappiamo, non importa, guardi. Lo sa perché i piccoli si drogavano? No, perché? Protestare contro il Super Bowl oltre i 185 kg. Non credo, eh. Lo sa cos'è un 730? Certo. Io no. Sempre questo stato attaccato al. Beh, guardi. E questo bellissimo era il nostro urlo.